dicembre, mese perfetto per guardare le serie TV e farsi una bella maratona magari di serie TV, complici anche le vacanze di Natale o le ferie per chi le fa. E allora guardiamo insieme quali sono le serie più attese di questo dicembre 2016. Iniziamo subito con Canale 5. Mediaset propone il 7 e l'8 dicembre due puntate da 100 minuti ciascuna intitolate Francesco il Papa della Gente. Ispirato, tratto anzi dal film Chiamatemi Francesco, diretto sempre da Daniele Lucchetti e già andato nelle sale cinematografiche, chiaramente riadattato per la televisione, racconta la storia di Papa Bergoglio dalla giovinezza fino alla sua elezione ed è a tutti gli effetti un prodotto internazionale. Pensate che Netflix ha già acquistato i diritti per la visione in streaming della serie, fatta eccezione per quanto riguarda l'area dell'Europa. Proseguiamo con le reti Mediaset. Italia 1 dal 5 dicembre propone Lethal Weapon, ovvero l'adattamento televisivo di un classico, un filmone che è entrato nel cuore di tutti quanti, ovvero Arma Letale. Film del 1987 che ha lanciato, potremmo dire, insomma, quantomeno ha confermato Mel Gibson, finalmente arriva in TV. Non troveremo Mel Gibson nei panni di Martin Riggs, ma troveremo Clyne Crawford. E Martin Riggs non è un ex del veterano del Vietnam, bensì un ex Navy SEAL. E passiamo a Rai 1. Dal 15 dicembre torna Purché finisca bene. Tre storie, tre film, il primo dei quali è Il mio vicino del piano di sopra con Sergio Rubini e Barbara Bobulova. E poi ci sarà Piccoli segreti, grandi bugie con Chiara Francini e Giuseppe Zeno per concludere questa trilogia con Mia moglie, mia figlia e due bebè, interpretato da Neri Marcorè e Serena Autieri. Su Fox vi segnaliamo l'arrivo di Timeless, in onda da domenica 11 dicembre. Si tratta della storia di un misterioso criminale interpretato dall'ex dottor Kovac di ER, non so se ve lo ricordate, ovvero Goran Visnjic, in possesso di una macchina del tempo che vuole modificare il passato e distruggere gli Stati Uniti. Ovviamente ci sarà qualcuno che lo contrasterà e si tratta di una professoressa di storia, un soldato e uno scienziato. In tutti i modi cercheranno di fermarlo. Saremo a vedere che cosa accadrà. Su History dal 16 dicembre arriva una chicca per tutti i veri appassionati, il remake di Radici, la serie TV del 1977 con protagonista Kunta Kinte. In quella del 2016 il Kunta Kinte sarà interpretato da Malachi Kirby. Dal lunedì 19 su Sky Atlantic arriva Quarry, un crime in 8 episodi prodotto dalla HBO basato sull'omonima serie di romanzi scritti da Max Alan Collins. La serie vede protagonista Mac Conway, interpretato da Logan Marshall Green. Si tratta di un marine tornato dalla guerra del Vietnam che, deluso dalla società che lo esclude e lo emargina, alla fine cadrà nella rete del crimine. Su Premium Joy si ride a Capodanno con Angie Tribeca, sitcom basata sull'omonima agente un po' pazzerella e i suoi bizzarri colleghi della squadra crimini davvero odiosi di Los Angeles. Mediaset propone proprio il 31 dicembre appunto una maratona di 10 episodi.